La profezia diventa storia, da Fatima alla guerra in Ucraina. Amici carissimi, l'11 giugno 2022 vi aspetto tutti. Ci sarà un evento pubblico a Monte Silvano, una conferenza a ingresso libero, dopo tanto tempo che non ci incontriamo a causa di tutte le restrizioni pandemiche, finalmente possiamo di nuovo vederci di persona. L'analisi prenderà spunto sia da ciò che è stato detto a livello profetico, quindi quelle informazioni che ci sono state date dal mondo divino, ma anche dal mondo cosmico, dove le grandi civiltà evolute che vengono dal cosmo e che sono in visita sul nostro pianeta ci hanno anticipato questi eventi che sarebbero accaduti nel mondo, eventi molto tragici appunto, perché questi esseri, come ben sapete, conoscono benissimo questa scienza che è la scienza spirituale, cioè quella scienza dove risiedono e dove sono spiegate le grandi leggi che poi governano i destini dei singoli esseri umani, ma anche delle società, diciamo, delle nazioni e quindi dell'intero pianeta. Perciò affronterò ed approfondirò alcune importantissime profezie, ovviamente tra le principali la profezia di Fatima, rispiegando e sottolineando aspetti che sono già stati divulgati e altri magari che sono meno conosciuti. Parlerò non solo dei messaggi extraterrestri, ma mostrerò anche degli importantissimi cerchi nel grano che sono apparsi negli anni passati, che sono veramente dei cerchi profetici dove questo scontro tra Oriente e Occidente, che vede coinvolto da un lato la Russia con i suoi alleati e dall'altro l'America con i suoi alleati, e soprattutto attraverso quell'organismo belligerante che è la NATO. Quindi un incontro molto importante, a parer mio, che ci permetterà appunto di dare una visione assolutamente alternativa, ma molto più chiara e dettagliata di quelle che sono le vere cause che poi hanno determinato, oltre quelli che sono i fatti storici, quello che stiamo vivendo in Europa. Per cui vi aspetto, amici, ribadisco, l'11 giugno 2022 a Monte Silvano, conferenza libera, ad ingresso libero. Poi, per quanto riguarda indirizzi e tutte le informazioni che potrebbero servirvi, le trovate in descrizione al video e nei miei social e anche nel mio sito web. Vi aspetto numerosi, così finalmente ci potremo riabbracciare.